Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi torniamo a parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, cioè lo sciopero degli sceneggiatori americani, che è in corso dal 2 maggio scorso e, visti gli ultimi sviluppi, secondo me è molto lontano dalla sua risoluzione. Vi faccio un rapido riassunto delle puntate precedenti, che comunque potete trovare qui nel canale. Il WGA, il sindacato degli sceneggiatori americani, in fase di contrattazione del Minimum Basic Agreement triennale con l'associazione dei produttori, ha fatto delle richieste. E le richieste sono le seguenti: un incremento delle paghe minime, lo stabilire un tariffario per il cosiddetto second step, cioè la riscrittura della sceneggiatura da parte dello sceneggiatore stesso, che attualmente viene fatta a titolo gratuito o comunque è compresa nel primo prezzo con cui la sceneggiatura viene comprata, l'equiparazione delle paghe degli sceneggiatori dei cosiddetti film SVOD, cioè Subscription Video On Demand, con budget superiori ai 12 milioni di dollari, alle paghe degli sceneggiatori dei film che invece vengono prodotti per venire distribuiti al cinema. Altra richiesta è che per serie prodotte da uno streaming studios vengano usati almeno 6 sceneggiatori per serie di 6 episodi, fino a un massimo di 12 sceneggiatori per serie con un numero di episodi più alto. Di impiegare anche una parte di questi sceneggiatori anche nelle fasi di produzione e post-produzione, e di garantire a una writing room così formata da 6 sceneggiatori un periodo di lavoro di minimo 13 settimane. Altra richiesta del WGA è l'abolizione delle cosiddette mini rooms, cioè delle writing rooms con soli 4 sceneggiatori a cui viene dato un tempo di 6-8 settimane per sviluppare un intero progetto di serie. Ma i due punti più caldi, toccati dalle richieste della WGA, comprendono il divieto categorico di utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre qualsiasi tipo di materiale narrativo da poi consegnare ad una writing room per trasformarlo in una serie o in un film, e il calcolo dei cosiddetti residuals, cioè i guadagni degli sceneggiatori successivi alla messa in streaming della loro opera, che oggi sono calcolati su base fissa, ma che invece gli sceneggiatori vorrebbero calcolare in base alle ore di visualizzazione del singolo film e della singola serie. A maggio una gran parte di queste proposte è stata rimandata al mittente dei produttori senza nemmeno una controproposta. Il WGA ha così indetto lo sciopero e per 3 mesi non ci sono state nemmeno trattative. Anzi, gli emissari dell'associazione dei produttori hanno rilasciato dichiarazioni di questo tono: li porteremo alla fame, arriveranno ad un punto in cui non avranno più i soldi per mangiare o pagare i mutui delle loro case e saranno costretti ad accettare qualsiasi nostra proposta. Ma dopo un'estate di circa 2 miliardi di dollari bruciati al botteghino per politiche produttive e distributive a dir poco suicida degli studios, ma soprattutto sotto la pressione di tutti gli altri sindacati di Hollywood, direttori della fotografia, scenografi, truccatori, montatori, in questo momento non sta lavorando nessuno, l'associazione dei produttori ha richiamato il WGA al tavolo delle trattative, con sul tavolo appunto delle controproposte. Sono state controproposte accettabili? Beh, anche se lo fossero state, l'associazione dei produttori ha fatto una mossa talmente infame che ha fatto di nuovo saltare qualsiasi possibilità di trattativa. Come cantavano i Bad Religion, "Sometimes truth is better than fiction", e vai con la sigla. Camera and motherfucking sound! L'11 agosto scorso c'è stato un incontro tra gli emissari del WGA e i cosiddetti quattro cavalieri dell'Apocalisse, che sono Bob Iger, boss della Disney, David Zaslow, boss della Warner, Donna Langley, boss della Universal, e Ted Sarandos, boss di Netflix. Durante questo incontro, le quattro cariche più potenti di Hollywood hanno messo sul tavolo
davanti alla WGA delle proposte per porre fine a questo sciopero e tornare tutti al lavoro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa hanno proposto. Per quanto riguarda l'aumento delle paghe minime, l'associazione produttori ha proposto un aumento del 5% per il primo anno, del 4% per il secondo anno e del 3,5% per il terzo anno. Oggi la paga minima di uno sceneggiatore che fa parte del WGA è all'incirca di $5,000 a settimana, quindi stiamo parlando di aumenti tra i 175 e i $250 circa a settimana di lavoro, più un ulteriore 15% di aumento per il primo anno solo per gli sceneggiatori che rientrano nel cosiddetto articolo 14, cioè sceneggiatori che hanno anche un ruolo in produzione, come gli showrunner. Per quanto riguarda invece il second step, cioè la riscrittura della sceneggiatura da parte dello sceneggiatore stesso, l'associazione produttori accetta il pagamento di una tariffa in base a quanto quello sceneggiatore è stato già pagato per il primo draft. Nello specifico, il pagamento del second step verrebbe garantito per quegli sceneggiatori che sono stati pagati fino al 200% della paga minima. Esempio, la paga minima settimanale di uno sceneggiatore è di circa $5,000, il 200% della paga minima è $10,000, quindi se fondamentalmente hai lavorato 2 settimane per il primo draft della tua sceneggiatura, hai diritto ad essere pagato per una riscrittura, altrimenti la fai gratuitamente come attualmente accade. Per quanto riguarda l'equiparazione delle paghe degli sceneggiatori che scrivono un film direttamente per uno streaming studio e degli sceneggiatori che invece scrivono un film per l'uscita nelle sale, qui dobbiamo prima fare una premessa. Se uno sceneggiatore viene assunto da uno studio per scrivere un film che poi verrà distribuito nelle sale, la sua paga minima oscilla tra i $70,000 e i $130,000, più una percentuale di residuals che viene calcolata in fase di contrattazione. Quando invece ad assumerti è uno streaming studios, la paga minima è di $48,000 circa e i residuals sono pari a 0 per il primo anno, per poi salire al 30% per il secondo e terzo anno, che sono all'incirca $14,000, per poi scendere sotto i $2,000 l'anno se il tuo film rimane in streaming per più di 10 anni. Qual è la grande differenza tra uno sceneggiatore che scrive un film per il cinema e uno sceneggiatore che scrive un film per Netflix? Chi scrive un film per il cinema potrebbe letteralmente vincere la lotteria proprio grazie ai residuals, perché se il film che lui ha scritto va a incassare cifre altissime e quindi a produrre un enorme profitto, una percentuale di questo profitto, calcolata in fase di contrattazione con lo studio, va direttamente nelle tasche dello sceneggiatore. Prendete un film come Barbie, scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach, film che ha incassato nel mondo più di $1,3 miliardi. A stare stretti ha fatto un profitto di $300 milioni. Ipotizziamo che i due sceneggiatori abbiano stabilito in fase di contrattazione con lo studio una percentuale del net profit pari al 2,5% come residual, che è una percentuale abbastanza credibile. Ecco che nelle tasche di questi due scrittori entrano più di $7 milioni. Non solo, questo successo li ha marchiati a vita e se lo giocheranno in tutte le contrattazioni future per essere pagati di più e per chiedere percentuali più alte nei residual. Christopher Nolan, nel suo contratto con la Universal per Oppenheimer, ha chiesto e ottenuto dei residual pari al 20% del net profit. Stiamo parlando di un film che ad oggi sta facendo circa $200 milioni di profitto, quindi vuol dire che l'assegno dei residual per Christopher Nolan ad oggi è pari a $40 milioni ed è destinato a crescere perché il film sta ancora incassando. Se invece scrivi un film per Netflix, tutto questo non succederà mai. Le tariffe sono quelle e rimangono quelle. In più non ti rimane in mano nessun successo tangibile da poi poter spendere in contrattazioni future. Chiudiamo questa parentesi esplicativa e andiamo a vedere che cosa hanno proposto i produttori. I produttori hanno proposto di alzare la tariffa minima per la sceneggiatura di un film prodotto per lo streaming da $48,000 a $100,000, con un innalzamento dei residuals pari al 25,7%, quindi dal 30 al 55,7%, ma solo per film con budget superiore ai $40 milioni e durata superiore ai 96 minuti. Ora tenete conto che attualmente un film prodotto per una piattaforma streaming difficilmente supera un budget di $10-12 milioni, quindi direi che su questo punto le parti sono ancora molto distanti.
Per quanto riguarda il numero minimo garantito di sceneggiatori in una writing room e la richiesta di 13 settimane garantite di lavoro, i produttori propongono che sia lo showrunner eventualmente a scegliere massimo 2 sceneggiatori da tenere impiegati per massimo 20 settimane se e solo se la durata della writing room arriva a 20 settimane e solo per produzioni considerate high budget. Questo punto, oltre ad essere particolarmente fumoso, è anche particolarmente offensivo, perché è sempre lo studio a stabilire chi ricopre il ruolo di showrunner e potrebbe benissimo prendere uno sceneggiatore e dirgli: oh guarda, ti promuoviamo a showrunner se scegli di non scegliere questi fantomatici 2 sceneggiatori da far lavorare 20 settimane o se fai in modo che la writing room duri meno di 20 settimane. È una proposta completamente inaccettabile perché lascia in mano ai produttori il destino della scelta. Per quanto riguarda le cosiddette mini rooms, cioè le writing rooms con soli 4 sceneggiatori che sviluppano un'intera serie in 6-8 settimane, dove il WGA vorrebbe l'abolizione di queste mini rooms, i produttori invece vorrebbero continuare ad utilizzarle. Ma con 10 settimane di lavoro garantito, un aumento della paga minima del 50% circa per lo showrunner, del 30% circa per gli sceneggiatori base e con la volontà di alzare a $13,000 circa a settimana la paga dello story editor. Allora, questa proposta non è male, ma ci torniamo dopo quando vi parlerò nel dettaglio del colpo di teatro dell'associazione dei produttori. Ma passiamo agli argomenti caldissimi. L'intelligenza artificiale. Il WGA chiede di vietare tassativamente l'utilizzo di un AI per creare materiale narrativo da poi consegnare ad una writing room per trasformare quel materiale in un film o in una serie. Ho fatto un episodio a riguardo, si intitola Il frigorifero temporale, lo trovate sotto nel canale, dove ho chiesto a ChatGPT di scrivermi un progetto di serie e ChatGPT me l'ha scritto male, in modo superficiale, però effettivamente quello che ha tirato fuori questa AI in 5 secondi è assolutamente plausibile. Metterlo in una writing room e aspettarsi in 5-6 settimane che quegli sceneggiatori ne tirino fuori qualcosa è fattibile. I produttori ovviamente sono contrari al divieto, loro vogliono usare l'intelligenza artificiale per tranquillizzare gli sceneggiatori. In una delle loro proposte dicono esplicitamente: l'intelligenza artificiale non sarà mai accreditata come sceneggiatore. Gli sceneggiatori che verranno assunti per lavorare su materiale creato da un'intelligenza artificiale verranno pagati secondo le tariffe correnti e verranno regolarmente informati che quel materiale è stato prodotto da un AI e saranno liberi di rifiutarsi. Ora, i produttori vogliono usare l'intelligenza artificiale perché gli permetterebbe di creare 100 progetti di serie in 10 minuti durante la pausa pranzo e poi dare in pasto alle mini rooms questi progetti di serie, perché l'unica cosa che conta per uno streaming studios è grande quantità in poco tempo e a bassi costi. A questo è un punto particolarmente delicato. E credo che la volontà dei produttori di voler comunque utilizzare l'intelligenza artificiale non faccia dormire nessuno dei sonni tranquilli. Come ho già detto altre volte, anche noi spettatori dobbiamo capire che cosa siamo disposti a sopportare. Lo dico sinceramente, se il WGA dovesse mollare la presa su questa proposta da parte dei produttori di utilizzare un AI per creare del materiale narrativo, io cancellerei tutti gli abbonamenti ai servizi streaming, perché non sono disposto a dare i miei soldi ad uno studio che non mette la persona al centro del processo creativo. E non solo per una questione di equità delle paghe, ma soprattutto per una questione di etica del lavoro. Per quanto riguarda l'ultimo punto, cioè il calcolo dei residuals, la proposta dei produttori sfiora il ridicolo. Vi ricordo che attualmente gli sceneggiatori guadagnano dei residuals calcolati in base a delle tariffe fisse e soprattutto decrescenti, mentre vorrebbero calcolare i residuals in base alle ore di visualizzazione del film o della serie e incassare ogni 4 mesi questi residuals in base all'effettivo utilizzo della loro opera in streaming. I produttori
tenetevi forte perché spacca, hanno proposto di riparlarne fra 3 anni. Non sto scherzando, la loro proposta su questo punto è stata: prendiamoci 3 anni per capire come fare e poi ne riparliamo. Pazzesco. Come ho già detto all'inizio dell'episodio, queste proposte sono state fatte dall'associazione produttori al WGA l'11 agosto scorso. E in qualunque campo, quando è in corso una contrattazione, solo le parti in causa possono parlare con gli associati che rappresentano. Nello specifico, solo il WGA ha l'onere di comunicare ai suoi iscritti, agli sceneggiatori iscritti a quel sindacato, i contenuti degli incontri con i produttori. Così come viceversa, solo gli emissari dei produttori possono comunicare con i loro associati. Ma il 22 agosto, quindi 10-11 giorni dopo aver fatto le loro controproposte, i produttori hanno richiamato il WGA al tavolo delle trattative per dirgli: ragazzi, abbiamo scherzato, quelle non erano controproposte, ma erano le nostre ultime proposte possibili. O quelle o niente. Non sono negoziabili. Gli emissari del WGA ovviamente non hanno ceduto a quel ricatto e hanno lasciato il tavolo delle trattative dicendo che per loro la questione era ancora aperta e che sarebbero tornati con delle loro controproposte. Ma i produttori, esattamente 20 minuti dopo la fine di questo incontro, hanno reso pubbliche le loro proposte per mezzo stampa, sottolineando in un comunicato in malafede che il WGA aveva lasciato il tavolo delle trattative non solo non prendendo in considerazione la bontà delle loro proposte risolutive per far finire questo sciopero, ma, e qui diventano malvagi, senza tenere in considerazione la situazione di difficoltà economica in cui i loro iscritti stanno vivendo in questo momento. Perché hanno fatto questa mossa? Beh, ovviamente per mettere gli sceneggiatori uno contro l'altro, ma soprattutto per metterli contro il WGA. Perché se andiamo a vedere bene le proposte dei produttori, sì, c'è l'incremento delle paghe, c'è una più equa retribuzione delle mini room, c'è un discreto aumento delle paghe minime per gli sceneggiatori che scrivono un film per uno streaming studio. E queste sono cose che nel breve periodo potrebbero dare ossigeno agli sceneggiatori. È proprio la possibilità di poter mettere le mani su questo ossigeno che sta oggettivamente finendo nei polmoni degli scrittori potrebbe spingere gli associati del WGA a mettere pressione su tutto il sindacato di accettare queste proposte purché si torni a lavorare e quindi a incassare. Ma nell'emergenza, così facendo, si accetterebbero anche quei punti che sono i più danneggianti per la professione di sceneggiatore. E cioè mettere in mano allo showrunner, che comunque è un uomo dello studio, la decisione di quali e quanti sceneggiatori possono lavorare più degli altri, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto la buffonata di rimandare a fra 3 anni qualsiasi conversazione sui residuals. Questa mossa dei produttori di rendere pubbliche le loro proposte, secondo me, professionalmente ed eticamente, li mette in pessima luce. Continuano ad assumere questo comportamento di chiusura e di ricatto nei confronti di una professione che è quella degli sceneggiatori, che sta semplicemente chiedendo di non trasformare uno dei mestieri più belli del mondo in una catena di montaggio senza anima. Davvero questi personaggi si sentono così potenti da poter infrangere le regole base di qualsiasi contrattazione senza pagarne le conseguenze? Comunque, per ora il WGA rimane fermo sulla sua posizione di non accettare nessuna di queste proposte e di andare avanti con le trattative, anche se mi chiedo per quanto tempo ancora gli sceneggiatori, ma anche tutti gli altri lavoratori dello spettacolo, possano andare avanti senza uno stipendio. Le cose sono due: o davvero questi studios negli ultimi anni sono riusciti ad accumulare talmente tanto capitale da potersi ancora permettere mesi e mesi di un'industria ferma, oppure hanno un piano B per smantellare il tessuto sindacale di tutta Hollywood. E quindi questa potrebbe essere la prima fase di un imbarbarimento dell'etica del lavoro dell'industria cinematografica più importante d'Occidente.
Lo hanno detto esplicitamente, i produttori vogliono portare gli sceneggiatori alla fame. Beh, speriamo che questa fame si trasformi in rabbia per continuare a combattere questa battaglia. Chiudo questo episodio non con una birra, ma con una riflessione del filosofo Albert Camus. La più efficace azione rivoluzionaria o sindacale è sempre stata frutto di elite che la fame non insteriliva. La miseria e la degenerazione non hanno cessato di essere forme di servitù, non di rivoluzione. E dalla versione di Barley è tutto. Brindate alla rivoluzione, ma soprattutto non fermatevi alla prima. Ciao!